Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, è bello rivedere le vostre facce sorridenti. Oggi abbiamo il piacere di essere in compagnia di David Folchitto. Non proprio in compagnia fisica, ma in compagnia video. David Folchitto è il batterista dei Flash God Apocalypse, attualmente gruppo italiano massimo esponente della musica, diciamo, estrema, ma non solo, italiana al momento. Forse si può dire, non lo so, comunque sia, grandissima band, visti live a New York, non smetterò mai di ripeterlo. David è stato così gentile da inviarci un video dove ci fa vedere un esercizio per sviluppare il blast beat. E quindi andiamo. Ciao Bernardo, tutto bene? Spero tutto a posto. Come ti avevo promesso, ti mando quell'esercizio per il blast beat di cui avevamo parlato al telefono. Allora, l'esercizio è molto semplice. Lo ripeterò anch'io insieme a lui, così in modo da renderlo proprio super chiarissimo, anche se la sua spiegazione è più che cristallina. Comunque andiamo. Si parte sempre da una base di paradiddle e dopo il paradiddle si fa un altro tipo di esercizio. Sono quattro parti praticamente, ok? Te le vado a suonare. Un metronomo abbastanza tranquillo. Ok, la prima parte non è altro che classico paradiddle e alla fine di questo quattro colpi per mano. Quindi. Potremmo dire che il paradiddle è la prima parte dello Stone Killer, ok? Esatto, la prima parte dello Stone Killer più il paradiddle. Quindi ci provo anche io, destra, sinistra, destra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, poi quattro destre e quattro sinistre a seguire. Già mi piace, continuiamo. La seconda parte, sempre paradiddle e seconda parte dello Stone Killer, quindi paradiddle, dopodiché 8 colpi per mano. La differenza col primo è che dopo gli 8 colpi per mano, ovviamente in questo caso la destra, il paradiddle partirà con la sinistra. Esatto, per la seconda fase, come dice bene David, facciamo due paradiddle di nuovo, quindi destra-sinistra, destra-destra, sinistra-destra, sinistra-sinistra, poi otto destre, e poi il tutto si ribalta, quindi servirà una battuta in più per completare il ciclo dell'esercizio, perché ripeteremo il paradiddle a sinistra, sinistra-destra, sinistra-sinistra, destra-sinistra, destra-destra, e poi otto sinistre. Andiamo a provarci. Ci provo anche io. Ovviamente questo è un po' più duro perché ci sono 8 colpi per mano, quindi insomma si inizia a entrare nel vivo del discorso. Andiamo alla terza parte. Terza parte, sempre tipo la seconda parte dello Stone Killer, ma un pochino diversa, ok? Non so se hai presente sicuramente Johnny Rab, è un esercizio che fa sul suo video, quello dei 30 giorni per migliorare le mani, no? E faceva così. Mettendolo nel contesto del paradiddle, ok, avremo sempre quindi un paradiddle che inizia con la destra e che poi inizia con la sinistra, ok? Bellissima la terza parte, l'ho visto anche fare ad altri batteristi questo esercizio. Comunque sia, abbiamo come nella seconda parte un esercizio che si svolge su due battute, però durante gli otto colpi di mano destra fondamentalmente riempiamo la prima metà, i primi quattro colpi di 32esimi in questo caso, quindi fondamentalmente copriamo gli spazi con la mano sinistra in 32esimi. Quindi fammici provare, diventa in questo modo. Bello, questo è molto bello, piacerebbe ripeterlo a ore. Quindi andiamo alla quarta parte. Quarta e ultima parte. Paradiddle sempre e rullo 1, ok? Queste sono le quattro parti dell'esercizio. Ok, quindi nella quarta parte
parte ritorna un po' come nella prima parte, in cui l'esercizio si conclude in una battuta e dopo il paradiddle eseguiamo dei colpi singoli in 32esimi in questo caso, quindi non c'è inversione di sticking alla fine dell'esercizio. Fammici provare. Ok. Ovviamente poi lo mettiamo insieme. Quindi vediamo se riesco a ricordarmelo tutto e ci vado a provare anch'io. Quindi si eseguirà ogni fase per un ciclo completo. Andiamo. Questo ovviamente lo si può iniziare a qualsiasi velocità, quello è chiaro. Dai, però, David, faccelo sentirti ora a bomba, eh? E, diciamo, sempre meglio, diciamo, che ne so, una velocità comoda. Però volendo, possiamo anche piano piano aumentarla. E ok, e lo facciamo a velocità un po' più sostenuta, no? Yeah. Ciao Bernardo, è stato un grandissimo piacere e un onore collaborare per la tua rubrica. Un saluto a tutti e vi ricordo che mi potete trovare su Instagram, Facebook e anche su internet digitando www.davidsfolchitto.it. Un abbraccio a tutti. Quindi ringrazio davvero David per averci fatto questo regalo sul canale. Se questo video vi è piaciuto mettete una bellissima spollisciata, andate a trovare David anche su Instagram e su tutti i social, nonché sul suo sito internet che trovate qua sotto in descrizione. Dunque, anche per questa volta è tutto. Io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!